Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo nuovamente su Final Fantasy VII Ever Crisis perché oggi voglio parlarvi di un argomento che probabilmente in molti stavano aspettando. È da un paio di giorni in realtà che stavo lavorando a questo video perché volevo raccogliere più informazioni possibili e tra l'altro ho aspettato anche il rilascio del nuovo banner di Sephiroth e Cloud dell'evento di Halloween per aggiungere qualche dato in più e per aggiungere comunque qualche dettaglio. Ovviamente questi saranno delle slide che aggiornerò di volta in volta, che però ovviamente non rilascerò come video, ma condividerò probabilmente sul mio Discord, quindi per tutti coloro che sono abbonati al mio canale avranno gli aggiornamenti di queste slide aggiornate poi con i banner nuovi e ovviamente con le armi nuove che giustamente andranno a valorare di più questo mio lavoro. Cos'è che andiamo a vedere oggi? A che cosa ho effettivamente lavorato? Ho lavorato praticamente ad una tabella, fondamentalmente, che potete visualizzare già qui all'interno di questo video, ma queste slide così iniziali le rilascerò praticamente per tutti, quindi le metterò successivamente anche sul gruppo Telegram e Discord della community con cui collaboro, quindi con la community italiana di Final Fantasy VII Ever Crisis, però poi tutti i vari aggiornamenti li posterò sul mio Discord personale, quello ovviamente dedicato agli abbonati. Ci tengo a fare questa precisazione perché mi sembra doverosa. Però che cosa è questo video? Di che cosa parliamo? Parliamo ovviamente di tutte le migliori sub weapons da utilizzare per gli attaccanti fisici, per gli attaccanti magici, per gli attaccanti ibridi magico-fisico e poi una piccola finestra, diciamo a parte, con i consigli degli esperti, ovvero tutte quelle armi che per i giocatori forti o che comunque hanno speso, quindi le whale, fondamentalmente che hanno potuto investire su tante armi e quindi hanno avuto la possibilità di poter notare i vari benefici di queste armi, mi hanno dato una mano per stilare una lista che poi fondamentalmente ho collaborato con uno dei miei iscritti che mi ha dato veramente una grossa mano per vedere un pochettino la lista degli esperti, chiamiamola così, che saranno praticamente tutte armi che consiglieremo, o per meglio dire che consiglierò in questo video, da mettere nella wishlist nel momento in cui si saranno completati, diciamo, tutti gli interessi nel recuperare le altre armi e quindi ci si potrà concentrare nel maxare il più possibile quelle armi per determinati motivi che ovviamente vi spiegherò alla fine del video. Partiamo con gli attaccanti fisici. Ovviamente gli attaccanti fisici ne abbiamo diversi all'interno del gioco e ovviamente possono essere migliorati e possono essere rafforzati con le armi che vedete qui su schermo. Abbiamo praticamente la prima tier di potenziamento che danno addirittura 54 punti quando andremo a maxare l'arma. Ovviamente tutti i riferimenti che vedete a schermo sono con armi maxate, quindi portate praticamente al limite massimo, e che ci consentono di ottenere questi boost. Abbiamo la prima tier che dà addirittura 54 punti come boost di attacco fisico, che è veramente veramente tanto. Considerate che metterle come sub weapon donano praticamente la metà, e la metà di 54 è 27, quindi già praticamente un livello 3 se non livello 4 addirittura di attacco fisico garantito solo da un'arma sub, da una sub weapon, è veramente tantissima roba che vi consente di maxare subito il vostro limite di danno fisico per poi concentrarvi ovviamente su altre statistiche. Le armi in questione sono due, ovvero i Motor Drive di Tifa e la Bald Eagle di Lucia, che come Refined Abilities, che potete leggere comunque sotto, che ho praticamente fatto una lista
di tutte le refined abilities, e poi quelli con Cina potete andare a vedere qual è il boost secondario di queste armi, perché il boost principale è ovviamente l'attacco, in questo caso attacco fisico, e poi invece il boost secondario lo potete leggere nella tabella sotto. In quel caso i motor drive hanno il boost con wind potencies. In questo caso la wind potencies dei motor drive però è quella da 24, quindi non è quella da 36, perché giustamente avendo comunque un boost più fisico che magico, in questo caso elementale, prende comunque il tier di potenziamento più basso. Mentre invece la Bold Eagle in questo caso è molto forte, perché non solo prende 54 punti di attacco, ma becca ben 36 punti di boost in Ice Potencies. Quindi gli attacchi ghiaccio saranno anche più forti. Quindi nel momento in cui avremo un attaccante fisico di tipologia ghiaccio, abbiamo comunque una top arma da potergli affiancare. Le altre armi invece, come potete notare, abbiamo il boost di 40% d'attacco, che comunque sia sono validissime, soprattutto se utilizzate come armi principali, perché vi ricordo che comunque queste sono tutte armi che possono essere utilizzate come armi principali. E abbiamo praticamente la Maritime Sword di Cloud, la Murasame di Cloud, poi abbiamo la Falchion di Zack, l'arma di Matt di sotto, praticamente sotto la Falchion, e poi a destra abbiamo due armi di Sephiroth. Una è l'arma praticamente del banner di adesso, quella dove c'è scritto Featured, perché giustamente ho dovuto prendere l'immagine dal, diciamo, dal banner, visto che io non la possiedo, quindi mi appare appunto la scritta Featured, ma appunto considerate che quella è la Dark Heaven, che sarebbe praticamente l'arma di Sephiroth fisica di tipologia vento, che è uscita con l'evento di Halloween. E poi sopra abbiamo la Glared, che è sempre di Sephiroth, che però potenzia l'attacco fisico e anche il boost del limit break, quindi il boost della nostra limit che viene potenziato, che non è affatto male. Infine abbiamo l'ultima tier di potenziamenti, che sono appunto i potenziamenti con 27 in questo caso 27 punti di attacco fisico, dove abbiamo la maggior parte delle armi con delle resistenze elementali che prendono tutti 36 punti, tranne il Black Rifle di Lucia, che prende praticamente il boost per il critico. Boost per il critico che sicuramente, quando si sfrutteranno i colpi critici, dato che ancora non abbiamo una vera e propria meccanica di colpi critici, saranno sicuramente utili, e quindi si potranno poi successivamente potenziare e portare a un livello superiore. Andiamo avanti invece con tutte le sub-weapons che si possono utilizzare per gli attaccanti magici. In questo caso, per quanto riguarda gli attacchi magici, abbiamo soltanto due tipologie di potenziamento, ovvero le armi che donano più 40 come punti per quanto riguarda il potenziamento del boost magico, e il più 27 che invece vediamo nella seconda parte. Nella prima parte abbiamo comunque due armi di Eris, che sono appunto la staffa che sblocca anche l'attacco Lightning, quindi l'attacco Fandaga, e l'ombrellone, quindi l'ombrellone estivo che è già uscito nei banner, ci consentono comunque di potenziare tantissimo il boost magico. Inoltre abbiamo anche il boost di abilità magica con l'ombrellone, che rendono praticamente l'ombrellone un'ottima arma principale, o addirittura un'ottima arma sub, se ovviamente maxata. Poi abbiamo l'arma di Matt, non era la Core Defender, ma era la Royal e qualcosa. I nomi ovviamente non me li posso ricordare tutti, però sappiate appunto che la seconda arma magica di Matt, che potenzia anche il boost ghiaccio, come potete notare, quella è un'arma perfetta per Sephiroth, per esempio, se lo utilizzate come attaccante magico di tipo ghiaccio, quindi quella è veramente un'ottima sub weapon. Successivamente, in terza posizione, abbiamo il Flamethrower di Barrett, che potenzia ovviamente attacco magico e boost di elemento fuoco, in questo caso, come potete vedere appunto dall'immaginetta del fuoco che vi ho inserito.
Poi sotto abbiamo ovviamente la staffa del tuono di Eris, che potenzia ovviamente il boost per quanto riguarda i lightning e poi successivamente anche il boost di attacco magico. Successivamente abbiamo la Crystal Sword, forse quella, se non erro, è quella di Cloud, che potenzia attacco magico e anche il boost di abilità, ability potencies, e questo già gli conferisce uno status in più, perché tutte le armi che potenziano le abilità magiche e le abilità in generale sono comunque delle armi molto molto forti, quindi se potete maxatele assolutamente, perché sono delle armi che fondamentalmente si possono utilizzare su tutti o comunque su tutti i personaggi che hanno quella tipologia di attacco. Poi abbiamo la Gigifam, che è quella di Glenn, che potenzia l'attacco magico e l'attacco terra, quindi molto standard. E poi abbiamo la Winged Edge, che è praticamente l'arma di Sephiroth, l'arma principale che appunto ha caratterizzato Sephiroth nel suo primo banner, che potenzia ovviamente l'attacco magico e l'attacco di tipologia ghiaccio, quindi ottimo boost, ottimo potenziamento, soprattutto in combinazione con l'arma di Matt. Boost magico invece del 27, dove abbiamo appunto l'Arc Sword di Zac, che praticamente riduce anche diciamo la resistenza appunto all'elemento dell'acqua. Le Tiger Fang di Tifa, che boostano anche il critico, la potenza del critico. Poi abbiamo un'altra arma di Matt, che non mi ricordo il nome, che potenzia sempre la resistenza all'acqua. Un altro collare di Red, che potenzia la resistenza alla terra. Il fucile di Lucia, che potenzia anche la resistenza al fulmine. E poi la Mithril, quella dovrebbe essere, se non sbaglio, forse la Mithril Sword di Sephiroth, che potenzia l'attacco magico e l'attacco tuono, quindi quando arriverà effettivamente un attaccante magico di tipo tuono, quella è comunque una buona arma, anche perché il boost elementale in questo caso è addirittura di 36, quindi abbiamo un boost elementale addirittura più forte del boost, a quanto pare, appunto della statistica principale, quindi veramente tanta bella robetta. Andiamo avanti invece con probabilmente la schermata più difficile da realizzare, perché abbiamo in questo caso il boost per tutti i personaggi che utilizzano attacchi magico fisici. Il boost di attacco magico fisico è uno di quei boost che sinceramente a me personalmente piace meno. Piace meno non perché sia scarso, ma piace meno perché queste armi o comunque questi potenziamenti ti servono solo per rifinire come dire le tue skill, per rifinire le tue abilità. Non ho visto al momento ancora una build forte effettivamente che mi consenta di sfruttare il buff magico fisico, perché anche se portato a un livello elevato come punteggio ovviamente, non si arriverebbe alle cifre che si possono raggiungere invece singolarmente potenziando attacco fisico e attacco magico. Quindi bisognerà vedere poi più avanti nel gioco come poter incastrare in maniera ovviamente efficace queste armi, che però vi ricordo essere comunque delle armi molto 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 buone, perché ovviamente nel momento in cui si raggiunge o si sta per raggiungere il massimo livello di un potenziamento con un personaggio, delle volte la differenza in statistiche è talmente minima che conviene utilizzare più un'arma di attacco magico fisico per incrementare non solo entrambe le statistiche, ma permettere magari di ottenere una passiva migliore. E ci sono tantissime armi di attacco magico fisico che hanno comunque delle passive eccezionali o comunque delle refined abilities eccezionali. L'arma più forte al momento è un collare di Red, che addirittura potenzia l'attacco magico fisico di 54. Poi abbiamo un caso particolare che è la Booster Sword di Cloud, che in questo caso, a differenza di tante altre armi, prende il boost di attacco magico fisico come refined di secondo livello, quindi come refined secondaria. Però essendo comunque un più 36, è comunque tanta roba, cioè è comunque tanto per essere una sub, cioè
più che altro, anzi, per essere una Refined Abilities di secondo grado, è comunque alta. 36 è decisamente alta. Mentre invece per quanto riguarda i boost attacco magico fisico di livello 40, abbiamo la Heavy Hoser di Barrett, che è una delle armi migliori probabilmente da salire. E non mi ricordo se l'abbiamo inserita nell'elenco degli esperti, ma penso di sì, perché la Heavy Hoser, come potete vedere, boosta praticamente anche l'ability Potencies, quindi non solo ci consente di incrementare attacco magico fisico, quindi incrementare entrambi, ma ci consente anche di incrementare l'abilità delle, cioè la potenza delle nostre abilità in generale, quindi tanta tanta roba. Poi abbiamo la Crystal Sword, se non mi ricordo male, di Cloud, o l'Enhance Sword di Cloud, una delle due, che potenzia attacco magico fisico e ghiaccio. Questa è un'altra arma che io per esempio utilizzo su Sephiroth delle volte, perché ovviamente mi potenzia diciamo l'elemento ghiaccio e poi potenzia comunque attacco magico fisico, quindi in realtà è molto 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 valida. Poi abbiamo l'Apocalypse, sempre di Cloud, che potenzia l'elemento vento. Questa potrebbe essere molto comoda per un Zac, per esempio. Poi abbiamo la Pulse Gun, stessa identica cosa, che potenzia l'elemento vento. Ottima per Lucia o per Zac, perché anche Lucia con quest'arma principale effettua un attacco AOE di tipo vento, quindi tanta roba. Poi abbiamo due staffe di Eris, di cui la prima aumenta il boost ghiaccio, che non sarebbe male, e la seconda invece aumenta addirittura la potenza delle nostre limit break. Quindi questo sarà interessante magari da vedere in futuro, quando ci saranno magari moltiplicatori più alti o comunque ci saranno meccaniche diverse. Poi abbiamo boost attacco magico fisico e elemento acqua per il collare di Red, la katana di Sephiroth, la prototype Crimson, che aumenta il boost fuoco, l'arma di Zac, la Zweihänder, che prende la resistenza fuoco, che non è un granché. Infatti la Zweihänder è una buona arma principale perché ha un ottimo moltiplicatore per quanto riguarda l'attacco, però non ha elemento, e poi le Refined Abilities non sono un granché. Poi abbiamo la Shock Booster di Glenn, che aumenta ovviamente l'attacco magico fisico ed elettrico. Quella era la Last Desire, una cosa del genere, sempre di Glenn, che però potenzia la resistenza al ghiaccio. E poi un'altra delle armi che sicuramente andremo a consigliare nell'elenco degli esperti, ovvero la Katana Type CC, una roba del genere, di Sephiroth, se non mi ricordo male. Quella era la Type Katana CC forse, ora i nomi ripeto non me li ricordo tutti a memoria perché sono troppi, però diciamo che quelle più importanti fondamentalmente me le ricordo. E questa è un'altra arma incredibile di Sephiroth, perché potenzia l'attacco, quindi boost attacco magico fisico di 40 punti addirittura, ma addirittura ha anche il boost dell'ability Potencies, quindi ci consente di incrementare la potenza delle nostre abilità. Successivamente abbiamo le ultime tier, ovvero quelle da 27 boost di attacco magico fisico, con la Enemy Launcher di Barrett, che incrementa la potenza degli attacchi fisici o comunque delle abilità fisiche di addirittura 48 punti, quindi capite già che alcune armi sono meglio delle altre perché hanno comunque le Refined Abilities che sono entrambe buone. Poi abbiamo l'Hard Edge, che prende la resistenza vento, i guanti di Tifa, quelli dovrebbero essere forse non sono i Crystal, ma hanno la resistenza acqua, quindi in realtà non sono un granché. Poi abbiamo la spada di Zac, che boosta il critico, un'altra spada di Zac, o quella forse era di Cloud, forse quella era la Crystal Sword di Cloud, che potenzia anche l'attacco fuoco, ah no, quella è di Zac, perché potenzia l'attacco fuoco, è quella che sblocca Fire Aga. Poi abbiamo l'ascia di Glenn, che prende la resistenza vento, e un'altra arma che è di Lucia, che prende la resistenza fuoco, e poi le ultime due armi invece, che sono quelle che abbiamo ottenuto da pochissimo, che sono totalmente free to play, la spada di Sephiroth e il mitragliatore di Barrett, quindi le due armi free to play che abbiamo farmato da relativamente poco tempo, che per chi le possiede comunque sia donano un boost per quanto riguarda la difesa fisica e un boost per quanto riguarda l'attacco magico fisico.
Adesso invece vi faremo, cioè vi farò anzi vedere praticamente quelle che sono le armi che secondo gli esperti, o comunque secondo me e il, diciamo, il ragazzo con cui ho collaborato, Payne, che penso molti di voi conoscano perché giustamente frequenta comunque le mie live e ci ha dato una grandissima mano all'interno dei vari eventi. Abbiamo avuto modo comunque di poter parlare privatamente, abbiamo discusso un po', io ho fatto vedere un po' il mio progetto e poi lui mi ha detto: guarda, io personalmente ti posso consigliare anche queste armi che secondo me risultano essere, soprattutto a livelli alti, veramente veramente forti. E quindi io ho detto: sì, fammele avere, dammi la tua lista, perché così io le prendo, le guardo e poi le inserisco praticamente nel video. E abbiamo fondamentalmente queste armi. Sono tutte armi che hanno un posto speciale praticamente all'interno del gioco, perché sono estremamente forti e ovviamente una volta maxate, quindi una volta comunque portate ad un livello superiore, ci consentono comunque sia di ottenere bellissimi risultati. La prima è un'arma molto recente, che è per l'appunto la Killer Hornet di Matt, un'arma che quando vi dissi che uscì il banner era un'arma estremamente forte, e ve lo dissi proprio non solo perché è forte la sua core ability, che ci consente comunque addirittura di spaccare i sigilli abilità in modo diretto praticamente all'interno del gioco, ma soprattutto per le sue refined abilities. Abbiamo un boost per quanto riguarda l'attacco fisico e addirittura un boost per quanto riguarda le abilità fisiche, quindi è un'arma che praticamente si adatta perfettamente a qualsiasi DPS fisico, quindi è veramente veramente tanta tanta bella roba. È un'arma che è estremamente forte, questa si andrà a recuperare comunque più in là all'interno del gioco, magari tramite le wishlist o quello che ovviamente desiderate, però è comunque un'arma che sicuramente entrerà a far parte di quelle tipologie di armi da portare assolutamente sì per i DPS fisici presenti all'interno del gioco. Successivamente abbiamo i Power Souls di Tifa. Anche questi sono comunque dei guantoni estremamente forti, non solo perché ovviamente l'abilità praticamente prende un 900% una volta maxato, ma perché come Refined Abilities abbiamo un boost di ben 40 punti in attacco e un boost per quanto riguarda le abilità magiche, quindi boost di Magic Potencies. Molto comodo ovviamente non solo per Tifa, perché Tifa comunque può essere giocata come ibrida bene o male, ma può essere comunque utile per personaggi come Eris, se utilizzata per esempio come DPS magico, per incrementare un pochettino la sua potenza. Quindi direi che non solo aumentiamo gli HP, che sono molto molto comodi, una statistica che aumenteremo praticamente sempre a prescindere, ma abbiamo anche il boost per quanto riguarda le abilità magiche, quindi è un'arma che fondamentalmente si adatta praticamente a tutti i personaggi magici. Andiamo avanti con il Mad Minute, che è il fucile di Lucia, un fucile veramente buono non solo per la sua core ability, che praticamente riduce l'attacco magico del nostro avversario, ma perché anche questa è un'arma che può essere praticamente equipaggiata a tutti i personaggi fisici. Infatti abbiamo un altro boost di HP di solo 27 punti, ma ben 48 per quanto riguarda la potenza delle abilità fisiche. Quindi 48 punti messa anche come sub weapon arrivano a 24, e vi posso garantire che 24 punti così di base sono veramente tanta bella robetta, e non è un numero da sottovalutare, senza considerare il fatto che anche l'arma è forte perché riduce l'attacco magico degli avversari, quindi può essere comunque utilizzata per Lucia e renderla una debuffer, perché ovviamente queste sono tutte armi che sono state considerate non solo per le loro refined abilities, ma anche per l'abilità. O perché hanno un'abilità estremamente rara, come la Killer Hornet di Matt, o estremamente potente, come i Power Soul di Tifa, che hanno un moltiplicatore addirittura del 900%, oppure perché hanno comunque una core ability estremamente utile o estremamente forte. In questo caso addirittura l'abbassamento dell'attacco magico.
Andiamo avanti con l'enemy launcher di Barrett, che in questo caso è un'arma che attacca comunque tutti i nemici, per cui può essere carina da utilizzare per il farming, ma la sua potenza sta appunto nel fatto che potenzia la tipologia di attacco magico fisico, quindi può adattarsi praticamente sia agli attaccanti magici che agli attaccanti fisici, però con particolare attenzione al suo boost di abilità fisiche. Infatti abbiamo addirittura 48 punti per quanto riguarda il boost di attacco fisico, che rende comunque quest'arma adatta principalmente agli attaccanti fisici, anche se poi diciamo ability fisici, cioè boost per quanto riguarda le abilità fisiche, si intendono comunque anche gli attacchi con i blow. Quindi se avete comunque materie che utilizzano appunto aeroblow eccetera eccetera, comunque sia questa abilità gli darà un po' più di potenza. Andiamo ancora avanti con la Mithril Type Zero Katana di Sephiroth, che in questo caso aumenta boost HP e boost di potenza abilità magica. Tra l'altro 40 punti e 36 punti, quindi sono due cifre comunque estremamente elevate, perché se utilizzate come sub-weapon abbiamo un 20 e un 18, fondamentalmente 17-18 per quanto riguarda, anzi 18 in realtà, per quanto riguarda il boost della potenza magica, quindi direi che sono comunque già 2-3 livelli che si riescono praticamente a prendere tutti solo con quest'arma come sub. La core ability qui in realtà non è un granché, anche perché comunque diciamo che abilità per la protezione fisica abbiamo anche la nuova arma free to play, che sicuramente è molto più facile da maxare e da raggiungere a massimo livello rispetto a questa, però quest'arma diciamo che come refined abilities è decisamente superiore. Andiamo con la penultima arma, che è sempre di Sephiroth, la Shira Blade Model 1, dove abbiamo comunque un attacco che è abbastanza forte, con un 940% di moltiplicatore senza elemento, ma le Refined Abilities anche in questo caso sono adattabilissime a tutti i personaggi, e qui intendiamo a tutti in generale, perché abbiamo un boost di attacco magico fisico di ben 40 punti e poi addirittura un boost di ability potencies di 36. E non stiamo parlando di ability potencies inteso come fisico o magico, ma qui abbiamo proprio boost di ability potencies in generale. Quindi può essere tranquillamente utilizzata su attaccanti fisici, su attaccanti magici o su ibridi che giocano praticamente in un modo o nell'altro. Che tra l'altro Ability Potencies in questo caso va a potenziare anche la cura, qualora dovessimo utilizzarlo su un personaggio che utilizza le cure. Quindi diciamo che l'Ability Potencies è una delle refined migliori presenti all'interno del gioco, perché letteralmente possono utilizzarla tutti, però bisogna anche calcolare qual è il suo rapporto e soprattutto che arma va a sbloccare quella tipologia di refined. E infine concludiamo con la Unibi, che è un'arma estremamente forte sia per essere equipaggiata come sub weapon per Sephiroth, ma allo stesso tempo, come potete notare, possiede un boost per quanto riguarda gli HP e un boost anch'essa per quanto riguarda la potenza delle abilità. Quindi tanta roba anche quest'arma, che sicuramente farà parte di quella collezione di armi che ovviamente ne mancano, perché qui in realtà ce ne starebbero benissimo altre, come per esempio l'ombrellone di Eris, cioè ce ne sono altre armi che effettivamente potremmo inserire in questa schermata, ma queste fondamentalmente sono quelle che forse si adattano un po' di più ai personaggi che abbiamo a disposizione. È vero che poi ogni personaggio al solito può essere buildato come volete, può essere giocato come volete, eccetera eccetera. Però, come vi ho detto sempre io, ogni personaggio in base alle armi che possiede e alle armi che fondamentalmente utilizza in base diciamo alla maggioranza delle armi pullabili o delle armi in generale che abbiamo a disposizione, prende una sua natura.
prende una sua natura ben definita, che probabilmente sarà da attaccante magico, da attaccante fisico, da attaccante ibrido, da debuffer, da tank, eccetera eccetera. Quindi in base alle nature dei vostri personaggi, quindi delle armi che avete a disposizione e che avete pullato per i vostri personaggi, potrete adattare più o meno tutte queste armi. Infatti queste saranno armi che andranno direttamente nella wishlist nel momento in cui finirò comunque sia di trovare tutte le armi che mi interessano almeno in singola copia, soprattutto quelle che danno supporto, che sicuramente saranno molto utili magari in eventi particolari, come abbiamo visto già per esempio anche la crash di Sephiroth o comunque degli stage un po' più importanti. Detto ciò, penso che non ci sia nient'altro da aggiungere. Questo video è durato parecchio, ma so che effettivamente era un video che serviva. Vi linkerò praticamente sotto nella descrizione del video tutte le slide, tranne queste degli esperti che comunque sia non vi interessano più di tanto, però le tre slide di attacco fisico, magico e fisico magico comunque sia ve le lascio praticamente qui in descrizione, e se ovviamente le volete condividere, le volete in un certo modo spargere per il web, ovviamente date i crediti a quel poverino che si è sbattuto per farle. È vero che ci sono comunque tutti i watermark nelle immagini e cose, ma rimuoverli non ci vuole niente. Io l'unica cosa che chiedo è comunque di riconoscere il mio lavoro, tutto qua. Che poi vi possa piacere o meno è un vostro gusto, però almeno riconoscere l'impegno che ci ho messo dietro penso che possa essere una richiesta più che lecita. Detto ciò, io vi ringrazio per essere stati con me, spero che il video possa esservi stato utile e ovviamente noi ci becchiamo alla prossima. Bye bye.